Dopo giorni turbolenti, il presidente dell'Aquila Calcio, Gianluca Ius, interviene con un comunicato stampa. L'avvocato Gulluni, il tramite tra la vecchia proprietà e Ius, mi ha comunicato, scrive l'imprenditore romano, che non esiste nessuna cordata locale interessata all'acquisizione dell'Aquila Calcio. Entro il 26 luglio, termine ultimo per far sì che l'Aquila sia iscritta, lo ricordiamo regolarmente, al prossimo campionato di Serie D, provvederò, continua Ius, a presentare tutta la documentazione relativa ai requisiti mancanti, cioè la prova del pagamento dei lodi, ricordiamo che vanno pagate le vertenze ai vecchi giocatori all'allenatore Morgia, e al deposito dell'assegno circolare delle somme dovute per l'iscrizione. Questi adempimenti, chiarisce Ius, dopo le polemiche degli ultimi giorni e le prese di posizione dei tifosi rossoblù stanchi dopo anni di travaglio e che giustamente vorrebbero un po' di tranquillità, erano stati sospesi, chiarisce il manager romano, in attesa dell'esito delle trattative con la cordata aquilana. A proposito di cordata aquilana, è stato il solo Eliseo Iannini a palesarsi, ad uscire allo scoperto, dicendo comunque in un comunicato stampa di non essere assolutamente interessato all'Aquila Calcio. Intanto vi è una squadra da costruire, gli aspetti organizzativi da definire. Può darsi pure che Ius stia facendo tutto questo sotto coperta. La domanda, per come era stata inoltrata, è stata respinta dalla Covisod, ma Ius chiarisce che in questa settimana completerà il tutto. Intanto anche Alessandro Steri, ex capitano rossoblù, che aveva atteso forse nella speranza di poter restare all'Aquila con una situazione più chiara, si è accasato al Castiadas, formazione di Serie D che ha appena vinto il campionato in Sardegna. Difficile, anzi appare impossibile, che qualche giocatore dello scorso anno possa restare. Gran parte dei ragazzi si sono accasati, alcuni anche con mister Battistini al Gavorrano. La sensazione è che sia una corsa contro il tempo, una settimana. Poi le cose saranno più chiare e si potranno tirare le somme. Era ovvio che venissero fuori.